Giro di boa per i campionati regionali maschili. Alla Serie C non è bastato un intero girone d'andata per consacrare una dominatrice incontrastata. Solo 4 i punti che dividono prima e settima classificata, appena 8 le lunghezze tra la vetta e l'undicesimo posto. Il titolo d'inverno è andato a Web in Manfredonia, che negli ultimi turni ha accelerato il passo, come pure dimostra la vittoria di Ruvo nelle immagini. Di sicuro è un torneo che parla foggiano, visto che le 4 squadre della capitanata occupano i primi posti della classifica. Da un po' di anni che Foggia, Manfredonia e Cerignola, compreso l'Udas che adesso è in DNC, stanno lavorando bene con i propri vivai e soprattutto a livello di prime squadre. Vuol dire che il movimento da noi sta crescendo, stanno crescendo i settori giovanili e questo fa ben sperare per il futuro. La capolista Webby si appresta a ricevere Tecnico Cortosano, una delle squadre più salite dell'ultimo periodo, mentre le due delle immediate inseguitrici, Fertec Olimpica e Bisanubi Este, si incrociano la Cerignola. Dedicata trasferta per Diamond Foggia in casa di Invicta Brindisi, mentre l'Alga riparte dal derby di Bari in programma a Langiulli. Altro impegno casalingo dopo il KO interno per Tecno Switch Ruvo contro Valentino Castellaneta, mentre Bauer Altamura cercherà di rimettersi sulla scia delle prime nella trasferta di San Termo contro Murgia. A completare il turno la sfida del Pala Marchiselli fra Nuova Cestistica Barletta e 3G Lecce. In Serie D ben 6 punti di vantaggio sulle seconde di Nuova Pallacanestro Ceglie, che attende in casa Masseria Santa Teresa Monopoli. Ricominciano in trasferta le inseguitrici Mensana Mesagni e Amolfetta contro Mezzopieno, Action Now Monopoli e San Pietro Vernotico. Quarto posto per Anspi Santa Rita, che nell'anticipo ha sbancato Lecce, mentre la trasferta di Corato tasterà le ambizioni di playoff di Poseidone e Brindisi. In coda giornata elettrica per l'incrocio di Galatina, dove Magic riceve International Brindisi e Rutigliano, con l'Olimpia ancora al palo che aspetta Basket Calimera.